Backstage. Backstage. Tutto musica e spettacolo. Tutto musica e spettacolo. Benvenuti amici sul circuito radiofonico nazionale Cento Radio, con noi oggi un ospite d'eccezione che da qualche settimana ha presentato il suo nuovo album ed è in promozione attualmente con un singolo che è Il Lessico del Cuore. È con noi Nino Buonocore. Salve, buonasera, salve. La tua assenza da 9 anni dalle scene musicali con questo nuovo album, con una connotazione ben precisa, nel senso che dai una chiave di lettura a quello che avviene oggi in quello che ci circonda con un messaggio ben preciso. Beh, questo disco nasce come idea 9 anni fa, praticamente tutto questo tempo è servito per maturare bene le idee, per far maturare bene le idee, per, diciamo, per tirare giù soprattutto i temi poi da trattare. Devo dire, non mi mancavano, anche se io credo che in questi anni non sia successo granché, e questo mi sconvolge un pochino, perché vengo da una cultura in cui tutti gli anni erano segnati da accadimenti particolari, mentre vedo questa società abbastanza appiattita, abbastanza priva di scossoni, diciamo, tutto fila, fluisce in maniera quasi indolore, e forse è da lì che ho tratto spunto un attimino per dare, diciamo, il senso di questo album. Cioè, proprio il titolo infatti credo che sia abbastanza eloquente in questo senso. Il segnale di umana presenza per me è un'esortazione un po' forse al recupero della centralità proprio dell'uomo, che credo sia stata smarrita nel tempo, anche, diciamo, per tantissime ragioni che sarebbe lunghissimo elencare, però una fra tutte sicuramente è il divario che si è creato fra due tronconi della nostra società, no? Il potere, il potere economico e tutto il resto. Sai, una volta, io vengo da una società molto stratificata in cui colmare i gap rappresentava un po' la scalata sociale, no? Oggi il gap è talmente enorme che quasi non ci si misura più con queste cose, per cui quasi c'è una sorta di rassegnazione. Allora, quale può essere forse il sistema per uscire fuori, il metodo per uscire fuori, la medicina migliore? Quella di recuperare probabilmente quello che è insito in noi, quello che ci contraddistingue, che è l'umanità. Tirare fuori questi significati, cercare di recuperare dei valori. E il mio invito è forte proprio in questo senso qua, partendo addirittura proprio da un lessico, da un linguaggio, dalla possibilità, diciamo, di come dire, sviluppare di più il concetto proprio del parlarsi, del dirsi le cose e di confrontarsi. In un certo senso un lessico del cuore è come se fosse una nuova chiave, una chiave di lettura diversa, mettendo al centro dell'uomo, ma non solo, in questo mondo che ormai anche dal video poi lo si vede, no? Si nota quest'uomo che in effetti in giacca e cravatta cammina per le strade, poi all'improvviso si spoglia di tutto questo e diventa il clown che inizia però a divertirsi divertendosi. Il fatto che il video segnali proprio questa stanchezza, determinata probabilmente dalla solitudine dell'uomo qualunque inserito in un contesto in cui non accade nulla, cioè ci si passa davanti senza nemmeno salutarsi più, e quest'uomo si trasforma a un certo punto in clown, perché quello è un media, sicuramente una maniera di adoperare un linguaggio come dire, coinvolgente e autocoinvolgente, quindi è una maniera, diciamo, è chiaro che è un discorso, diciamo, metaforizzato, certo. Però credo che questo sia un po' il segno che dobbiamo dare, cioè cercare di allontanarci un attimino dalla consuetudine, dall'anonimato, per cercare di impadronirci della nostra personalità senza vergogna. Noi ci fermiamo un attimo nel senso di parlare di questo album, per parlare un po' della tua assenza dalle scene. In 9 anni è vero che comunque, insomma, hai sperimentato, però non hai abbandonato la musica, perché comunque hai continuato a suonare, e questo, insomma, si è visto, perché poi in effetti la musica è quella lì. Però parlando della tua musica nel passato, ovviamente è sempre difficile fare ad un artista questa domanda, che in effetti come chiedere ad un padre quale dei suoi figli è quello lì che, insomma, predilige di più, però sicuramente tra tutti ce n'è uno, e la domanda è, siccome 4 saremo alle spalle, quindi insomma di esperienze ne hai tanta, no? Scrivimi, ma come venne fuori?
in maniera del tutto casuale. A volte la gente pensa che ci siano, insomma, delle particolari alchimie. In realtà scrivimi è un caso molto particolare, molto singolare, nel senso che io avevo già terminato le registrazioni di tutto l'album. Quindi eravamo tranquillamente soddisfatti, diciamo, io e il mio collaboratore ai testi, che si chiama Michele De Vitis, di quello che avevo tranquillamente registrato. Quindi stavamo un po', come dire, leggeri nell'approccio alla canzone. Dicevo, vabbè, scriviamo una canzone tranquilla, senza troppi fronzoli. La canzone ha una genesi molto strana, molto particolare, perché sarà scritta veramente in 5 minuti, cioè testo di getto, musica e testo di getto. Questi sono i segreti che uno poi non può spiegarsi, perché la musica è magica. Visto che stavamo parlando di Scrivimi, a questo punto noi la ascoltiamo. La vuoi lanciare tu? Scrivimi è del 1990 e credo che sia la canzone che mi ha dato più soddisfazione in assoluto. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema. Tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi. Servirà sentirti meno fragile quando nella gente troverai solamente indifferenza. Dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera, se hai voglia di cantare, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorato, basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini, scrivimi. Anche quando penserai ti sei innamorata, tu scrivimi. No.
Ancora backstage con Enzo Mirabelle, ancora con Nino Buonocore. Stavamo parlando di questa Scrivimi, poi in effetti radiofonicamente parlando è stato uno dei primi singoli, fammi dire, che ho passato e che ricordo ancora volentieri. Quante storie d'amore su questo pezzo? Ma sicuramente tante, ancora oggi mi arrivano comunque dei messaggi, forse sono colpevole di qualche matrimonio sicuramente, però dico, le canzoni secondo me sono legate a dei periodi, io ritengo che le canzoni sono strettamente legate ai periodi, perché credo che se oggi uscisse una canzone come Scrivimi forse non avrebbe lo stesso successo, io sono convinto di questa cosa. Nino, un'altra domanda è, tu hai lasciato la musica 9 anni fa, nel senso come produzioni musicali, nel senso non come dicevamo per quanto riguarda la musica, poi dicevi che comunque le canzoni, questo disco nuovo ha avuto comunque in un certo senso 9 anni di gestazione, no? Sì. Si potrebbe dire così, ma la domanda è, quello che hai lasciato a livello musicale, ovvero con gli strumenti nuovi, il tuo rapporto con i nuovi strumenti, inteso internet eccetera eccetera, come hai trovato questo mondo globalizzato, in questo, la musica globalizzata in questo senso? Aia, messo un po' maluccio. Ma vedi, io ho un atteggiamento molto romantico rispetto alla musica, io ho visto i concerti che veramente risparmiavi per un mese per poterti permettere, diciamo, il prezzo del biglietto, per cui mi piace sentire proprio il profumo del legno, del palco. Sono un po' distante, devo dire, da questi nuovi media che in qualche maniera forse riescono anche a essere molto più vicini ai giovani, però credo che la musica vada un po' cercata, cioè io sono contro l'offerta forte, il bombardamento, io credo che la musica debba essere cercata per avere anche una forza, per avere una forza espressiva, per essere compresa in pieno. Io è chiaro, ovvio, che non posso dire che non uso i social network, sono un mezzo propedeutico sicuramente alla diffusione di un progetto. Però insomma, vado con i piedi di piombo, nel senso che so quello che potrebbe fare e che ancora oggi forse, diciamo che io ritengo che il media in questo momento stiano vivendo una prima fase, credo che poi quando capiremo la forza e la capacità proprio dei nuovi media che sono anche i social network, probabilmente li utilizzeremo secondo me al meglio. Adesso però è una fase ancora sperimentale in cui si fa fatica a gestirlo questo mezzo. Torniamo ancora invece a questa produzione magnifica. Tu dici nel nuovo brano ci vorrebbe una rivoluzione, no? Sì. Una rivoluzione per poi rimettere il tutto sotto il giusto verso, come non c'è in questo momento. Ma io non ho mai utilizzato parole molto forti nelle mie canzoni, molto. Però io credo che ogni tanto, se uno si sforza un attimino a comprendere anche il senso che c'è dietro le parole, forse può capire il significato di questa rivoluzione. Io mi ispiro alla rivoluzione delle menti, quello della coscienza. Sì, infatti io dico sempre una cosa che magari sai, retorica, però dico, una canzone non è che cambierà mai il mondo, però tante canzoni possono cambiare le coscienze, e allora magari le coscienze, quando cominceranno a essere consapevoli della propria forza e delle proprie possibilità, può darsi che il mondo, insomma, una ritoccatina la possiamo dare. Siamo arrivati a questo punto, è il momento di ascoltare il brano Il Lessico del Cuore, che è attualmente in promozione radiofonica, il primo singolo. Ci puoi anticipare poi quale sarà il secondo singolo estratto? Lo stai ancora decidendo prima di ascoltare il brano? Guarda, è stata già una fatica, è stata una fatica decidere questo singolo, perché in realtà io quando scrivo le canzoni non è che posso determinare la forza, diciamo, che possa avere sul pubblico. È chiaro che forse questa canzone, diciamo, simboleggia proprio il concept del disco, forse è stata scelta anche per questo, l'ho fatta scegliere, devo dire. Io non entro nel merito di queste decisioni, perché per me è come hai detto tu prima, scegliere un figlio anziché un altro, insomma, per me sono tutti figli le canzoni, anche se poi sono abbastanza maturo da capire che a una certa età i bambini vanno lasciati, ecco, camminare con le proprie gambe. E allora io dico, questa canzone adesso camminerà con le proprie gambe. Per adesso sto ancora nutrendo e crescendo gli altri. Ascoltiamo Il Lessico del Cuore.
se ci vorrebbe una rivoluzione, non farebbe male un po' di confusione. Dentro una vita da tiro a segno, che tanto già lo sai che non vinci mai. Tutto prenderebbe un'altra direzione, oltre la politica e la religione. Ci sono uomini che non capisco, ci sono troppi fatti che io non resisto. Ah, se la storia potesse cambiare, ah, quante cose potrebbe insegnare. Il lessico del cuore, il lessico del cuore. Vorrebbe una rivoluzione per tornare ad essere delle persone, in questo mondo che alza la voce, che non ti ascolta mai, dimmi come fai. E mentre diamo tutto quanto per scontato, è amare che rimane ancora complicato, perché non basta il lampo di un abbraccio, bisogna metterci anche più coraggio. Un abbraccio e un saluto affettuoso a tutti gli amici del circuito nazionale delle 100 radio in Italia. Ciao. Forse ci vorrebbe una rivoluzione, tendere ad un'umana dimensione, per accorciare un po' le distanze tra noi e chi ancora meno di noi. Ritornare a vivere la soluzione, diffidando da ogni vuota imitazione. Ci sono buone idee da liberare, basta trovare un modo per comunicare. Ah, se la storia potesse cambiare, ancora assieme amici di Backstage Tutto Musica e Spettacolo, con noi Nino Buonocore. Stiamo parlando appunto di questo nuovo album. Un'altra delle domande è: dopo la promozione ovviamente stai pensando ad un tour sicuramente, ma rispetto a un tour tu preferisci più un tour teatrale o ti piace più in genere, perché sai, insomma, un live normale o cosa?
Guarda, a me piace suonare dappertutto, però è ovvio che dipende dai progetti poi che vai a pubblicare. Questo disco credo che sia più godibile, diciamo, almeno la rappresentazione di questo disco sia più godibile in teatro, per una questione anche proprio di feedback di cui ho bisogno, perché le canzoni sono molto intime, però diciamo hanno un certo impatto. Uno scenario, diciamo, un po' più ampio forse distrarrebbe un pochino il pubblico, e io ho bisogno moltissimo di questo feedback, perché le canzoni sono abbastanza intense, per cui se mi arriva quel feedback forse sono anche più bravo io poi nell'approccio col pubblico. Intanto, quando è previsto il tour? Allora, io farò un tour invernale, autunnale, invernale, perché ovvio, se decido di suonare in teatro è ovvio che questa sia la scelta migliore, anche se non disdegnerò, insomma, in questo periodo, siccome ci sono delle date già fissate, terminerò, insomma, quello che c'è da terminare per quest'estate. Intanto noi ti ringraziamo per essere stati qui a Backstage, sicuramente saremo ad ascoltarti e a vedere all'inizio del tour. Partirai da Napoli o hai qualche posto in mente, data di partenza? Non lo sai, stai studiando ancora. C'è una sorpresa che però adesso non posso ancora annunciare, però c'è una bellissima sorpresa che probabilmente sarà la data zero di questo lungo tour, che spero che poi mi porti, diciamo, addirittura alla prossima primavera. Sanremo? Non lo so, perché ormai ne ho fatti tanti, diciamo che ormai neanche mi intriga più di tanto. Poi Sanremo va utilizzato bene. In questo momento non sono molto attratto dalla scena sanremese, dal palcoscenico sanremese, però è ovvio che se ho qualche cosa da dire in quella particolare circostanza, magari proverò anch'io ad andare a Sanremo, non c'è nessun problema. Grazie a Nino Buonocore per essere stato a Backstage Tutto Musica e Spettacolo. Questo è appunto il suo nuovo album, che è Segnali di Umana Presenza. Grazie a Nino Buonocore per essere stato qui con noi sul circuito radiofonico nazionale del Cento Radio. Da Enzo Mirabella, buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, seguiteci sempre. Un ringraziamento come sempre va alla redazione, ad Angela Di Prisco, a Salvatore Basile per la regia e per le riprese video. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.